Questa è la strada che percorreremo domani e questo è da dove arriviamo. E laggiù dove campeggiamo. Hai visto? Qua abbiamo preso una strada proprio super desertica. Esatto. Che passano quante macchine alla settimana? Noi siamo i primi della settimana. No, e è già mercoledì perché c'è il vecchietto italiano e è mercoledì. Questi versi che sentiamo sono? Sono i Kakatoa, dei pappagalli neri da 3 kg. Qua Vanni non faccio il bagno perché è troppo poco acqua. E qua soprattutto non facciamo neanche la grigliata. Dove dormiamo stanotte? Nuovo posto. La nostra casa ambulante. Quanto spendiamo? Zero. Ma zero dollari australiani o zero euro? Zero euro e equivalgono a zero dollari. Cos'è che vuoi fare, Daniele? Aspettavamo un dappertino. Dai! Rumori? Dai! Madonna santa, occhio! Hai fatto un disastro ecologico! Si è visto bene? Sì, si è visto bene, sì, un disastro ecologico. No, guarda, ti ho recuperato un mucchio di legna. Sperando che non si insabbi. Sei dispiaciuto di andar via? Sì, da questo posto è troppo bello, mi rimarrà per sempre nella vita. Abbiamo dormito benissimo, neanche una macchina è passata. Neanche una? No, io non ho sentito niente, meno che non eravamo... Qui passa una macchina ogni 3 giorni. È probabile, perché? E noi siamo quella di questo giorno. Esatto, non ne passeranno più. Siamo in una miniera abbandonata. Va a cucare. No, ho lasciato la macchina fotografica in macchina. Cucane che buco. Occhio, prima su casa. Ascolta, e che cosa hai visto finalmente? Oh, due canguri rossi che saltavano. Poco fa. Non volevi comprare il sale ieri? Lo potremmo usare per fare una grigliata. Ecco. Speriamo che non buchi. Oh, occhio a non bucare, eh. Fai una sgommata. Mi ha fatto vedere la lingua, eh? Ah sì? Come dire, guarda che... Guarda, guarda, guarda. Eccola qua. La Blue Tongue Lizard. Occhio perché morde, secondo me. Adesso la prendi tu, la prendi. No, no, caro. Dai, no. Che fifone. No, non è che fifone. Fammi la foto, scatta anche. La lascio andare? No, aspetta che ti filmo, ti riprendo un po' con la... Ti faccio un po' di foto, aspetta. Eh? No, basta, dai. Con la mia.
E guardate questo che tipo. Ciao, io sono Daniele dall'Italia, ai Pinnacoli. Mi vedi? Perché mi tieni la mano? Perché sennò ti muovi. Sei metri di pala. Siamo al 4 Stelle Intercity Hotel, dove ero stato con Emilio e anche con Roberto. Gente, per fare in modo che i bambini non entrino in piscina. Cioè? Cioè praticamente un bambino è basso, no? Sì. E non ci arriva. Ah. E allora non può aprire. Invece noi adulti siamo alti, tiriamo su e si apre. Ecco. Questa parte c'è la spada per io e Emilio che abbiamo fatto il bagno qualche anno fa. E è molto invitante. È calda? È calda? Cosa ne pensi di Perth? È bella, tranquilla, non c'è caos. Vado a fare una foto. Il piccolo cormorano con la mamma cormorano. Cormorana? Oh, è saltata fuori una bella. Sì, perché? Ho furato che quando siamo arrivati ieri in questo albergo c'era una ragazza bellissima alla reception. Poi quando ha smontato lei è iniziato uno medio e adesso ho smontato quella, una brutta. Insomma, sempre peggio. Sempre peggio. Esatto.